Radio.0 presenta Napoli Magazine. È mercoledì 27 novembre 2013, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Ci siamo con Michele Sibilla in studio, Antonio Petrazzolo dalla redazione di Napoli Magazine e Sebastiano Felicella in consola, al quale auguriamo buon compleanno. Giuro, non lo sapevo perché insomma stiamo lavorando chiaramente da ieri sera per la trasmissione di questa sera per Corner e quindi non avevo ancora aperto tutta la parte relativa ai compleanni di Facebook e ho scoperto con grande piacere che oggi è il compleanno di Sebastiano Felicella, che tra l'altro ci ha forniti, ci ha deliziati con dei dolcini che praticamente addolciscono soltanto parzialmente l'amarezza per la sconfitta di ieri. Un KO che sicuramente brucia, complica maledettamente il cammino del Napoli in Champions League. Soltanto un 3-0 tondo tondo all'Arsenal può salvare gli azzurri dall'eliminazione, però si era parlato di atteggiamento, si era parlato dell'importanza di giocare una partita vera, gagliarda, e per quanto mi riguarda ieri il Napoli ha fatto appieno il suo dovere. C'è quel rigore al decimo minuto, c'è, non c'è, generoso, non generoso, che sicuramente ha messo sui binari più favorevoli al Dortmund la partita, ma dobbiamo dire la verità che il Napoli veramente avrebbe meritato qualcosina in più. Grande Pepe Reina, ieri ha dimostrato di essere un portiere di caratura internazionale. E poi, beh, il resto lo discutiamo subito, tra pochissimo, salutando e augurando immediatamente il buon pomeriggio al nostro direttore Antonio Petrazzolo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao signore che conduci questa trasmissione. No, adesso è talmente arrabbiato non si ricorda nemmeno il nome, invece bisogna... No, la mente è annebbiata. Permettimi innanzitutto di fare gli auguri al nostro caro Sebastiano Felicella, nostro compagno di viaggio in questa avventura radiofonica di Napoli Magazine ormai da diversi anni, e quindi i migliori auguri vanno a Sebastiano. Ovviamente io non mi sono dimenticato, allo scoccare alla mezzanotte ho fatto gli auguri a Sebastiano, non ho bisogno di Facebook come certi signori che adesso devono subire l'attacco ovviamente di tutti i tifosi del Napoli, perché questa è la giornata in cui dobbiamo sfogare la nostra amarezza per la sconfitta con il Borussia Dortmund. Su chi? Su Michele Sibilla, giusto Michele? Ma guardate, fate pure. Vai senza, da spugna, senza, vai da spugna, perché problemi. Guarda, girando per la città, cioè, siamo, non dico un funerale, ma quasi, però... Ma cosa vogliamo dire su questa sconfitta? Possiamo dire... Devi essere tu a sfogarti, quindi fai tu. Io quello che dovevo dire... Ma tu accetta in silenzio. Quindi, oggi hai il ruolo di accentare in silenzio senza replica. Quindi. Perché? Partiamo con ordine, dai. Pronti via, Carvaglio si inventa un rigore. L'abbraccio tra Fernandez e Lewandowski affettuoso è reciproco, quindi poi restano anche in piedi. Il penalti inesistente. Di cosa parliamo? C'era anche un rigore su Higuain non visto da tanti, nemmeno da diverse televisioni, ma al di là di questi episodi vanno analizzati anche alcuni aspetti, perché in attacco la squadra ha faticato ad arrivare alla conclusione, Higuain è sempre distante dalla porta, dovrebbe trascinare lui la squadra in queste partite, un po' come faceva Edinson Cavani. Non vogliamo fare il raffronto, ma la prima punta l'anno scorso era il Matador, quest'anno c'è Higuain, quindi per forza di cose dobbiamo parlare dell'argentino che purtroppo sta deludendo le attese. Callejon, escluso il palo, è calato alla distanza anche lui. Zemaili e Berami non mi sono dispiaciuti. Per fortuna che in porta c'era un certo signor Pepe Reina, a un certo punto sembrava un vero e proprio supereroe d'altri tempi, no? Ha compiuto degli autentici miracoli su Lewandowski, Mkhitaryan, Roish, erano, non lo so, arrivavano da ogni dove, lui riusciva a opporsi con grande caparbietà. Sarebbe un peccato perderlo a fine stagione, io lo acquisterei ovviamente a titolo definitivo dal Liverpool, ricordiamo che è in prestito
secco, dando per scontato il successo del Borussia Dortmund sull'Olympique Marsiglia. Dobbiamo dire, caro Michele, che battere 3-0 l'Arsenal non sarà semplice. Per questo il cammino del Napoli si è complicato, ma molti ci chiedono quali sono le possibilità che si presentano per l'eventuale passaggio del turno. Allora le elenchiamo un attimo, sono tre casi. Il Napoli si qualifica se vince il Borussia e il Napoli batte 3-0, quindi con tre gol di scarto l'Arsenal, quindi ponendo anche 6-3 per fare un'ipotesi semplice. Il Napoli si qualifica se pareggia il Borussia e basta la vittoria degli azzurri nell'ultimo turno. Terzo caso, il Napoli si qualifica se perde il Borussia Dortmund e agli azzurri basta anche un pareggio nell'ultima giornata. Però l'avversario del Napoli si chiama Arsenal, l'avversario del Borussia Dortmund si chiama Olympique Marsiglia, che ha 0 punti in classifica, quindi non aspettiamoci grandi cose. E quindi dobbiamo soltanto fare forza sulle proprie forze, sulle nostre forze, scusate il gioco di parole, ma d'altronde potrebbe non bastare, purtroppo potrebbe non bastare. Io dico soltanto una cosa, però, perché io da ieri sto sentendo, e anche oggi ne ho sentite e ne sto leggendo di belle, ripeto, da ieri sono non, ieri dopo la partita non ho volutamente andare a vedere un po' cosa si diceva su Facebook, così come non ho avuto praticamente tempo fino a poco fa di aprire Facebook o Twitter, insomma forum e quant'altro, un po' per ragionare a mente fredda e un po' perché, ripeto, insomma, stiamo lavorando per la trasmissione di questa sera alle 21 circa, come al solito c'è corner oggi di mercoledì, questa settimana di mercoledì, perché ieri si è giocata la partita. E quindi sono stato abbastanza. Ah, pensavo perché veniva in diretta in radio, quindi poi dicevi la tua adesso. Invece proprio questa trasmissione. Sono stato abbastanza impegnato. Però caro dicevo, ne ho sentite, ne ho viste. Ne ho sentite. E intervieni, giusto? Abbassiamo la voce per cortesia a questo disturbatore telefonico. Ho sentito, ho visto e ora sto leggendo dei commenti veramente esagerati. Perché io non so, non riesco a capire come questa squadra, che fino a 15 giorni fa doveva asfaltare qualsiasi avversario. Mi dicono dalla regia, ma chi se lo guarda questo programma? Vuoi parlare di questa trasmissione attuale? Nessuno, perciò faccio la pubblicità in una trasmissione radiofonica che non l'ascolta nessuno, soltanto perché ha un nome, un titolo impronunciabile questa trasmissione, quindi giustamente faccio altrettanto. Il problema è che, come al solito, manca l'equilibrio, e proprio per questo, ripeto, ieri sera dopo la partita niente Facebook, niente computer, ma non ci interessa quello che hai fatto, e rivedere. Il Napoli ha perso, non ci interessa quello che hai fatto. No, allora ci interessa, perché fino a prova contraria siccome devo analizzare la sconfitta, appunto, perciò stavo dicendo, è partito un po' da lontano, molto da lontano, perché noi dobbiamo sempre partire molto da lontano, dobbiamo partire da un mese fa, dobbiamo partire dall'estate, dobbiamo partire dall'entusiasmo, dalla gioia, da questo e da quell'altro, dai Peana, che da quasi tutti sono stati innalzati, all'allenatore, alla società, ai giocatori e a questa squadra, e salvo poi deprimerci, salvo poi arrabbiarci, salvo poi essere delusi. Perché? Perché in un girone dove c'è la squadra vicecampione d'Europa, dove c'è la squadra che da 16 anni marca puntualmente visita in Champions ed è prima in Premier e aumenta il distacco nei confronti della seconda, lasciandosi dietro squadre del calibro di Manchester City, Manchester United e Chelsea, dove c'è una squadra, l'Olympique Marsiglia, che sarà anche la peggiore del gruppo, ma è una squadra molto più abituata del Napoli a giocare in Champions con giocatori importanti e non è poi una squadraccia. Quindi uscire da questo girone anche a 12 punti fa sicuramente molto male, perché dobbiamo vedere poi in altri gironi, soprattutto le altre due squadre italiane, cosa hanno pescato. E c'è la Juventus che, insomma, non è tanto sicura di passare. Quindi
Io dico che bisogna essere sempre equilibrati. Questa squadra, come abbiamo sempre detto, è una squadra incompleta e può avere da un momento all'altro dei problemi. I problemi li sta avendo adesso, che è in emergenza perché stiamo con gli uomini contati, perché qualche giocatore, un secondo, qualche giocatore non è in condizione, e perché è il momento in cui un po' tutti hanno capito come si muove questo Napoli. Poi, ripeto, in questo girone, Antonio, si può uscire anche con 12 punti per la differenza reti. Ma siamo d'accordo. È un salto avanti rispetto a due anni fa e rispetto all'anno scorso. È una premessa importante. Secondo me è una squadra forte, il Borussia Dortmund, che fortissimo. Ha fatto bene, è arrivato in finale di Champions League, vice campione d'Europa. Non è che dobbiamo così bacchettare nessuno, però in alcuni casi e di fronte a certi avversari non sarebbe opportuno irrobustire il centrocampo, caro Michele? Ma io mi sono espresso ampiamente mettendo su Facebook a 2 ore e 45 dall'inizio della partita quella che secondo me doveva essere la formazione, quindi questa domanda casomai la dobbiamo porre a Benitez, che però ha già risposto. La poniamo a chi? A Gino Rivieccio. Ciao Gino, buon pomeriggio. Ciao Antonio, ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Non ho sentito però la domanda perché sono entrato in collegamento dopo. Ma non era il caso di robustire il centrocampo, soprattutto alla luce della forza di determinati avversari come ad esempio il Borussia Dortmund? Beh sì, ma infatti anche tu, mi sembra che sul tuo magazine hai scritto alle 14 che il Napoli avrebbe giocato con un centrocampista in più, insomma hai scritto di Zimaidi, quindi le notizie che avevamo e che avevi anche tu era, quindi almeno era passata questa voce, no? Che avrebbe rinforzato il centrocampo. Sì. Aggiungendo Zimail, non sostituendo Inler con Zimaidi, giusto? Assolutamente, io ho detto che secondo me, l'avevo detto anche nella trasmissione di 24 ore fa, che non avrebbe escluso Pandev, quindi vedevo Pandev come vice Amsic e così è stato. Io ho una cosa da dire, sicuramente con un centrocampo più rinforzato sarebbe, ma sai, col senno di poi è facile parlare, però lasciami dire che ieri sera abbiamo avuto la conferma che l'Insigne era l'anti-Borussia, l'aveva dimostrato già all'andata e andava messo prima, non voglio dire titolare dall'inizio, ma a quel punto io avrei fatto entrare Insigne subito all'inizio del secondo tempo, una cosa che ho reclamato a gran voce, la stessa che loro palazzo a un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno detto, ma ha condannato, chi alluccava solo gli diceva, ma data Insigne, e così è stato. Sai, ora è facile parlare, la partita di ieri ha confermato quello che sapevamo. Questa squadra ha dei limiti oggettivi a centrocampo e non solo in difesa, la difesa insomma l'abbiamo detto, tu sai che io ho detto anche quando si vinceva con l'Olympique e in altre partite abbiamo detto, io ho sempre detto questa squadra ha dei problemi comunque in difesa. Ieri sono venuti palesemente in evidenza perché continuo a dire che ci manca il centrale vero, marcatore puro, e non possiamo giocare con Armero e Maggio laterali, insomma, in tutte le trasferte a maggior ragione in una partita così delicata come quella di ieri. Il Napoli di ieri però, attenzione, non mi è dispiaciuto affatto, è stata una disfatta sul piano del risultato, ma sul piano del gioco il Napoli di ieri non mi è dispiaciuto. Bravo, che giocava senza Amsic, forse è stata una delle più belle partite che ha fatto il Napoli di Benitez quest'anno, niente a che vedere con quella col Parma o con altre partite patetiche. E davanti c'hai una grandissima squadra, ragazzi, sono i vice campioni d'Europa e abbiamo preso un girone dove l'Arsenal è candidata sicuramente alla finale, una squadra fortissima, e la sfortuna il Napoli la paga il 29 agosto, il giorno del sorteggio. E che io trovo assurdo che una squadra che arrivi a 12 punti, perché il Napoli può arrivare a 12 punti se batte l'Arsenal, ma rischia di non qualificarsi, e poi va avanti una Juve o un Milan con 5-6 punti, perché queste sono le contraddizioni di un torneo, di un regolamento molto discutibile, la differenza reti, il Borussia che non è testa di serie, invece il Borussia è testa di serie, deve diventare, non è possibile che viene considerata non testa di serie una squadra come il Borussia. Il Napoli è stato sfortunato il 29 agosto e poi lasciami dire, un Marsiglia ti falsa completamente il girone, perché non è possibile, la squadra fa 0 punti e rischia di farne 0, forse record, e quindi anche questo, sono tante le cose. Questo non toglie che il Napoli ha dei problemi, deve rinforzarsi, gennaio purtroppo arriva troppo tardi, penso al campionato,
e fammi dire che un'andata in Europa League sarebbe una iattura, perché non porta niente e porta solo, come dire, affaticamenti ai fini del campionato. Cioè, se dobbiamo uscire dalla Champions, anche se è una speranza, lasciamocela per l'11 dicembre nella partita con l'Arsenal, se si dovesse ripetere il 3-0 con la Juve di 20 anni fa, chissà, tutto è possibile. Ma se si dovesse uscire, non andiamo manco a casa, andiamo a fare l'Europa League con tutto quello che comporta il giovedì notte, il rientro del venerdì, cioè paghiamo come abbiamo fatto l'anno scorso, possiamo poi pagarlo in campionato. Ecco perché la serata di ieri poi mi lascia l'amaro in bocca, e me ne lascia anche il fatto che non siamo riusciti a mettere il secondo pallone dentro, perché col 3-2 diventa tutto più facile, cioè ti basterebbe battere l'Arsenal, e invece così devi batterlo 3-0. Insomma, ma ripeto, Benitez qualche colpa ce l'ha, ma la colpa principale è stata quella che nel sorteggio abbiamo incontrato Arsenal e Borussia. Sicuramente, io sono d'accordo, sono d'accordissimo con te, Gino, anche perché noi dobbiamo, secondo me, dobbiamo dare anche degli input ai tifosi, a tutti coloro che ci ascoltano. Cioè, rammaricarsi, essere delusi, ci sta, siamo tutti rammaricati, siamo tutti delusi, però dobbiamo dire quello che abbiamo visto. Ieri abbiamo visto un signor Napoli, un signor Napoli che ha giocato una partita straordinaria dopo essere andato in svantaggio dopo 10 minuti, quindi non solo ha giocato contro una squadra fortissima. Ingiustamente, fammi dire, Michele, con un rigore che non si dà, perché non si dà quel rigore, perché quello è un contrasto in area di tanti, però qualcuno mi faceva notare, anche la Juve l'ha subito con Chiellini nella partita con Real Madrid, quindi voglio dire, campo internazionale questi falli si sanzionano così. No, il problema è che in Europa, allora, in Europa purtroppo questi rigori si danno. Questo, ma quando va? La prima volta che lo vedo, il rigore guarda, si è visto anche di peggio purtroppo. In Europa Chiellini credo che ne sappia qualcosa nella partita contro il Real Madrid, credo sì, che... sì, ma infatti Chiellini è molto simile al fallo di Chiellini, però voglio dire, il Napoli di ieri, attenzione, qua stiamo parlando, ma ragazzi, se entra il tiro di Caglione che prende il palo, e là sull'1-1 cambia la partita, il Napoli ha saputo reagire benissimo. Gino, e scusami. Sul 2-1 Klopp ha avuto paura, e io ho detto qui Napoli pareggia perché Klopp aveva paura. Ma appunto io questo volevo dire, Gino, vogliamo dire che il Borussia ha mostrato anche paura nei confronti del Napoli? Sì, è una squadra che comunque, pur avendo le sue occasioni, perché è una squadra che se gli dai la possibilità del contropiede, c'è il contropiede più forte d'Europa, c'è il contropiede più forte d'Europa, è una cosa micidiale, è normale, però vogliamo dire che questa squadra è stata in difficoltà fino al 2-0, che ha avuto soltanto occasioni in contropiede, vogliamo dirlo, perché altrimenti veramente facciamo una cattiva informazione, un cattivo servizio ai tifosi. Dobbiamo dire di stare tranquilli, di essere fiduciosi. Dobbiamo chiedere a Benitez di rivedere qualcosa in attesa di gennaio, quando poi saranno fatti quei movimenti, Gino, che probabilmente daranno la possibilità all'allenatore di giocare come vuole e come crede. Certo, ciò non toglie, ripeto, che la squadra ha dei limiti tattici e tecnici, e fammi dire anche non di ieri sera, perché ieri sera questo non c'era, ma anche agonistici, però ieri sera no, che vanno assolutamente, come dire, relazionati, vanno un attimino approfonditi, e purtroppo sì, gennaio, ma gennaio ci vanno ancora rimise, e insomma il problema esiste, l'abbiamo visto anche in altre partite, anche ieri sera abbiamo lasciato troppo spazio, il Reina alla fine è stato il migliore in campo, ci sono ancora degli equivoci tattici, ho la sensazione che Benitez sotto certi aspetti ricordi un po' Mazzarri, quando si fissa con un certo modulo e non riesce a capire o non lo vuole capire che invece bisogna adeguarsi anche al tipo di avversario che hai di fronte. Insomma, ripeto, in questo momento le cose stanno, ma a questo punto bisogna guardare avanti e soprattutto a pensare alla trasferta delicatissima dell'Olimpico di lunedì sera con la Lazio, perché là bisogna fare assolutamente risultato positivo, che altrimenti non vorrei martedì che si aprissero altri scenari. Questo, a questo punto, tuffarsi subito in campionato, concentrarsi sul campionato e poi aspettare l'Arsenal l'11 dicembre dopo la partita in casa con l'Udinese, perché ripeto, il Napoli adesso ha 3 partite molto delicate: Lazio-Napoli, Napoli-Udinese, Napoli-Arsenal e poi il ritorno di Mazzarri al San Paolo. Quindi in queste 4 partite capiamo di che passo è fatto questo Napoli. Certo, la qualificazione si è complicata moltissimo,
Però il calcio è bello per questo, nessuno pensava che il Sassuolo veniva a Napoli a prendere un punto o a quel Cagliari fermarsi la Roma, e abbiamo tanti esempi. L'Arsenal è una squadra forse la più forte del girone, però deve venire al San Paolo, e quella sera vedremo se sono rose fioriranno, ma ripeto, la squadra va rinforzata e forse qualche riflessione tra l'allenatore e il presidente in questo momento sarebbe doverosa. Gino, io ti ringrazio per essere stato penso con di essere voi. Stato molto eloquente oggi, esauriente, chiarissimo, molto chiaro. Chiarissimo. Molto io chiaro. Volevo andare in diretta stanotte con te, però purtroppo non posso. Vabbè, andiamo a fare un pomeriggio, facciamo un pomeriggio intero con Rivieccio, un'ora in diretta, e così ci svisceriamo tutto. Ma dobbiamo sfogare a caldo, cara G. Comunque guarda, quando vuoi faremo uno special. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, buon pomeriggio. Complimenti anche a Gino Rivieccio, perché si è chiuso il 24 novembre suo tour al Cile. Sì, ma adesso siamo in provincia, siamo in giro, domani sera siamo a Mercato San Severino, quindi, esatto. Quindi si possono venire a trovare. Gli amici lo possono trovare, dove, a quale... Al Teatro Comunale di Mercato San Severino, poi saremo in Puglia, poi ritorno in provincia, vabbè, poi abbiamo altre date, poi ci facciamo una tale... Le diremo strada facendo, grazie. Un abbraccio, ciao, Gino Rivieccio, ciao, arrivederci. Gino, grazie. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.